uno sforzo l'abbiamo già fatto e tenete conto che entro giugno entreranno ulteriori unità di concorsi che si sono appena conclusi con i corsi di formazione che purtroppo erano stati bloccati nell'anno scorso per via della pandemia. Noi stiamo facendo il massimo. Lotta alla criminalità a partire dal controllo del territorio. La ministra Lamorgese torna a Napoli per il vertice organizzato dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo sul contrasto alle mafie transnazionali ed è l'occasione per un punto sulla questione sicurezza, movida violenta, baby gang, camorra, l'impegno da parte del governo. 600 le telecamere finanziate dal programma operativo nazionale, poi la questione organico. Provvederemo con ulteriori richieste con la prossima finanziaria. Ma il crimine organizzato supera i confini locali. A 30 anni dalle strage torna la lezione di Falcone, seguire la traccia del denaro, frodi fiscali, riciclaggio, infiltrazioni negli apparati e negli investimenti pubblici, cybercriminalità, traffico di droga, armi ed esseri umani, soprattutto oggi tra guerra e flussi migratori. Le mafie cambiano pelle, il Mediterraneo è l'osservatorio giusto per imparare a contrastarle. Dobbiamo iniziare a fare della collaborazione e dell'unità di intenti dei tanti paesi e dei tanti parlamenti il centro della nostra iniziativa.